L'arma dei carabinieri in cattedrale a Isernia ha celebrato la Virgo Fidelis. La funzione religiosa è stata officiata dal vescovo di Isernia Venafro, Monsignor Camillo Cibotti, che nella sua omelia ha ricordato il rapporto di stima e fiducia che lega i carabinieri ai cittadini del territorio pentro. Presenti in cattedrale, per onorare l'arma dei carabinieri, anche vertici delle altre forze dell'ordine, oltre alle massime istituzioni del territorio. Il colonnello Vincenzo Maresca, comandante provinciale dei carabinieri, ha effettuato un parallelismo tra la fedeltà della Virgo Fidelis e la dedizione della Benemerita. Oggi per noi è una giornata importantissima, perché oltre a celebrare la nostra patrona, la Virgo Fidelis, commemoriamo la famosissima battaglia di Culquaber, dove sono periti quasi tutti i carabinieri che difendevano praticamente il nostro ultimo baluardo in Africa, e la giornata dell'orfano, che per noi è fondamentale, tant'è che gli orfani dei nostri caduti sono tutti assistiti dall'Opera Nazionale dell'Arma. E la Virgo Fidelis è il punto di contatto con la religiosità, e quindi fedele è nel nostro motto, nei secoli fedele. E il punto di contatto con Maria è che lei è stata fedele alla chiamata di Dio, noi ovviamente siamo fedeli da oltre 2 secoli alla chiamata degli italiani.